8 puntate attraverso vecchie e nuove migrazioni per raccontarvi le storie di chi lontano dal suo paese si è ritagliato una nuova realtà sognando un futuro migliore. Siamo tutti migranti nasce dalla realtà dell'ufficio migranti che Banca Campania Centro mette a disposizione dei cittadini stranieri residenti nel nostro territorio. Un'intuizione immaginata e realizzata dalla Cassa Rurale, dall'impronta dell'indimenticato presidente Silvio Petrone e dall'idea che l'inclusione nasca dalle opportunità e dalla cooperazione che vengono offerte a chi arriva nel nostro paese. Dove altri hanno visto un problema, il presidente ha visto un'opportunità di crescita per il territorio. A lui non può andare che il nostro pensiero e il nostro ringraziamento. A raccoglierne il testimone il presidente Camillo Catarozzo. Presidente, da poco ha ricevuto un testimone importante e denso di valori, quello del presidente, il compianto presidente Silvio Petrone, una figura che ha dato un'impronta importante a quella che è la Cassa Rurale. A lui naturalmente va il nostro pensiero in quello che è questo progetto, quindi quello di Siamo Tutti Migranti, perché nasce da quello che è un'intuizione dell'ufficio migranti da voi portato avanti. Come è nata questa intuizione dell'ufficio migranti? Ma innanzitutto Silvio aveva grande attenzione per tutte le problematiche del territorio e penso 10 anni fa circa facemmo anche un'ottima pubblicazione col professore Corsale, mi sembra, sul disagio nella Piana del Sele, da dove emergevano problematiche diverse, fra le quali c'era anche questa della popolazione migrante che lavorava nei campi, veniva sfruttata e così via. E Silvio ebbe questa felicissima intuizione di creare un ufficio con una mediatrice culturale per avvicinare le persone e per far integrarli, per farli integrare, per rendere la loro permanenza meno difficile, perché insomma, penso che abbiamo fatto un grande lavoro sotto questo aspetto. Io mi ricordo che la nostra mediatrice Fatia Chakir ci spiegava che addirittura le prime volte le persone, soprattutto i nordafricani, non entravano in banca perché nel loro immaginario collettivo la banca era una struttura dove potevano andare solo le persone ricche. Per dire insomma il fenomeno culturale diverso che albergava nelle loro menti. Però poi questo piccolo seme che è stato buttato è diventato un ufficio, insomma abbiamo aperto conto corrente, abbiamo fatto prestiti per i motorini, insomma abbiamo fatto tante cose contribuendo a un'integrazione che, ahimè, è necessaria perché che se ne dica e che la politica ci voglia sfruttare sopra, i migranti sono una risorsa per le nostre zone come per altre zone dell'Italia. Lì dove gli altri hanno visto un problema, questo istituto invece, questa Cassa Rurale ha visto l'emersione del lavoro, quindi una risorsa per il territorio, far emergere quelli che sono comunque risorse sul territorio. Certo, perché nell'agricoltura il lavoro duro, non, ormai gli indigeni non tutti erano disponibili a fare questo lavoro. Io so bene che negli anni 50-60 come era duro, ancora più duro il lavoro, però erano tutti persone che abitavano a Battipaglia, anzi negli inizi della metà anni 50 c'è stata addirittura una ulteriore migrazione, questo lo dico per la storia, quando non solo i Veneti vennero spostati nel periodo fascista nell'agro pontino, ma nell'immediato dopoguerra sono stati spostati decine di famiglie di Veneti che sono venute a Battipaglia a lavorare in campagna, nelle campagne battipagliesi. E difatti adesso ce li siamo ritrovati, noi abbiamo dei cognomi che sono tipicamente veneti a Battipaglia. Quindi c'è stata una migrazione interna 50 anni, 60 anni fa, 60-65 anni fa, adesso questa migrazione esterna è diversa, però è necessaria perché le campagne, la risorsa fondamentale della nostra piana e l'agricoltura, hanno bisogno di mano d'opera. In questo si vede anche quello che è il vostro modo di operare. Voi spesso parlate di banca di comunità. Banca di comunità significa stare sul territorio,
agire sulle problematiche culturali, sulle problematiche sanitarie. E in questo caso la banca è stata in primo piano per quella fatto, che è l'emergenza sanitaria. Abbiamo fatto, allora, mi piace precisare che, ahimè, Silvio era ancora in piena attività, anche chiuso in casa. La prima cosa che fu fatta, prima ancora che il decreto legislativo Cura Italia, il primo decreto Cura Italia, il decreto legge Cura Italia, lo disponesse, noi avevamo già disposto le proroghe delle rate per 6 mesi di tutti i mutui, l'avevamo già disposto, l'avevamo già attuato, quindi avevamo precorso i tempi. Poi abbiamo predisposto degli interventi finanziari di piccolo cabotaggio per tutti quelli che ne avevano bisogno, indipendentemente poi da quello che è stato il decreto liquidità. Quindi questa è un'ulteriore attenzione che abbiamo avuto per il territorio. Ci tengo a precisare che per l'attenzione alle comunità e anche attenzione culturale, noi abbiamo una fondazione che sta operando e continuerà a operare ancora più insistentemente sui territori che noi operiamo, su cui noi operiamo. Abbiamo fatto dei progetti per Eboli, per Olevano, faremo dei progetti per Battipaglia, agiamo in sintonia col presidente della fondazione, abbiamo una mutua per i soci che la stiamo strutturando e dovrebbe essere un altro punto importante di riferimento per i soci e per i clienti. Questi sono la vicinanza alla comunità, significa i premi per i ragazzi meritevoli, insomma, facciamo tante cose. Questa è la differenza con le banche. Quello noi che non siamo una banca. Durante, quando abbiamo insomma fatto questo programma, era che l'ufficio migranti diventava anche un polo di riferimento per piccole procedure, piccole o grandi procedure, quindi l'ufficio diventava un punto di riferimento dove poter accedere per chiedere informazioni, quindi la Cassa Rurale è diventata anche un punto, certo, di connessione con il territorio, ma anche con quelle che sono le pratiche più comuni che deve fare un cittadino straniero. E noi per fortuna abbiamo la nostra mediatrice che è abbastanza addentro a tutte le formalità burocratiche, però ripeto, questo è un cavallo di Troia che ci serve per avvicinare e per far integrare il più possibile queste persone che molte volte li vediamo a disagio girarsi in banca, sembrano che hanno vergogna delle volte di entrare, invece loro vedo con piacere che adesso si sentono più a loro agio, insomma, anche le donne entrano di più, prima non entravano proprio, insomma c'è tutto questo universo, questo universo che si sta espandendo e che ci fa piacere, perché poi tra l'altro ci tengo a dire, penso che anche grazie alla nostra opera Battipaglia è una particolare isola felice di integrazione, perché ci sono dei quartieri di Battipaglia dove nelle case, nelle normali case ci sono abitanti indigeni, indiani, pakistani, marocchini, tutti nelle varie appartamenti. Se ci sono delle strade in cui se lei cammina a orario di pranzo sente tutti gli odori mediterranei che ci possono essere, ed è una cosa. Io sfido chiunque a questo tipo di integrazione, la gente qua... È il messaggio di inclusione possibile. È un messaggio di inclusione che forse potrebbe essere lanciato a tante altre zone dove le persone non sono considerate tali. E ci auguriamo che lo sia allora. Grazie Presidente. Grazie a voi. Come ci ha raccontato il presidente Catarozzo, è cambiato negli anni il rapporto dei cittadini stranieri verso l'istituto bancario. Dopo una prima comprensibile diffidenza, l'ufficio migranti è diventato punto di confronto e di ascolto per molti di loro. Può fare la differenza trovare una porta aperta in un clima di porte chiuse. Nella rubrica Metà strada, la dottoressa Fatia Chakir ci spiega la procedura di un'apertura di un conto corrente per un cittadino straniero richiedente asilo. Parlando con diversi immigrati che vengono in questo ufficio, ci siamo resi conto delle varie problematiche. La più grave, la più grande, diciamo così, è quella del permesso di soggiorno. L'immigrato che ha il permesso di soggiorno è regolare e quindi ha tutti i suoi diritti. Il problema è che chi non ha il permesso di soggiorno che diventa irregolare.
Molti irregolari però lavorano, molti irregolari si svegliano la mattina presto, vanno nei campi, molti irregolari hanno anche la busta paga e il contratto, però non hanno la possibilità di poter andare a cambiare l'assegno a fine mese. Questo perché? Perché con la legge Salvini, il decreto sicurezza, ha vietato ai comuni di dare la residenza ai richiedenti asilo e quindi dargli la carta d'identità. Cosa succede però? Che un richiedente asilo che deve ancora passare la commissione territoriale per i richiedenti asilo non può avere una residenza, quindi quando va al comune e dice che vuole una carta d'identità si sente il rifiuto, si sente dire che essendo un richiedente asilo non ha nessun diritto per avere la carta d'identità. Il problema qual è? Che quando a fine mese ha l'assegno e cerca di andare in una qualsiasi posta o in una qualsiasi banca si sente rifiutato il cambio dell'assegno, perché giustamente loro richiedono la carta d'identità e quindi la residenza, e quindi alla fine quell'assegno, che per lui vuol dire tutti i sacrifici di un mese, diventa una carta semplice, carta straccia, perché giustamente nessuno gliela vuole cambiare. Parlando con la banca Campagna Centro ci siamo resi conto che noi potevamo girare l'ostacolo in modo regolare, e cioè noi chiediamo all'immigrato il passaporto, che deve essere però regolare, non deve essere scaduto, il codice fiscale, il contratto e le buste paghe. Facciamo un controllo e quando abbiamo visto che la sua posizione è regolare nell'azienda, che il passaporto è regolare, che c'è anche la richiesta della commissione e quindi ha la richiesta di asilo, noi riapriamo il conto corrente con il bancomat. Il conto corrente, quindi lui questo numero, questo IBAN, glielo può dare al datore di lavoro e il datore di lavoro comincia a passargli i soldi ogni mese. E quindi abbiamo avuto questi immigrati che, nonostante non avessero il requisito della carta d'identità, sono diventati nuovi clienti, sono diventati persone con la stessa dignità e quindi con l'orgoglio. Termina qui la prima edizione di Siamo Tutti Migranti, in un dibattito nazionale che tende ad associare l'immigrazione con la criminalità e con diverso o peggio pericoloso tutto ciò che esula dalla nostra quotidianità. Abbiamo scelto di aprire il nostro sguardo verso le comunità di cittadini stranieri residenti in Italia. Ci auguriamo sia servito e grazie per averci seguito.